Ce ne possiamo andare? Un attimo e via. Partiti. In vantaggio Parpelletta davanti a Rincompì, Castelvuor, Puerta Nera, Isi Catamigia, il Cavone, il Papero, Iatabu, No Suspect e Alcion Fan. Dopo 500 metri di corsa in vantaggio Puerta Nera davanti a Isi Catamigia, Rincon Peak, Parpelletta, Castle Ward, il Cavone, il Papero, No Suspect, Iatabu e Alcidon Fan. All'inizio della curva è in vantaggio Puerta Nera davanti a Isa Catamigia, Rincon Peak, il Papero, il Cavone, Castro War, Parpelletta, No Suspect, Iatabu e Alcidon Fan. Poco prima dell'ingresso in dirittura è in vantaggio Puerta Nera davanti a Isa Catamigia, Rincon Peak e il Cavone. I cavalli entrano in dirittura. Con Puerta Nera in leggero vantaggio, attaccata all'esterno da Isa Catamigia, a centropista Rincon Peak, con più all'esterno Parpelletta e Castle Ward. Seguono No Suspect, il Cavone, Iatabu e il Papero. E in vantaggio Puerta Nera, attaccata a centropista da Castle Ward e Parpelletta. Seguono No Suspect e in leggero vantaggio Castle Ward, attaccata all'interno da Parpelletta. Conduce Castle Ward davanti a Parpelletta, Puerta Nera e il Cavone. Il cavallo di Piero ha messo il sigillo sull'ultima corsa, è il cavallo un po' di tutti però, o Castle Ward o No Suspect, uno ha deluso, l'altro ha vinto. Eh sì, adesso Piero l'ha visto e quindi adesso per la prossima volta bisognerà tenere conto anche di questa cavalla. Però soprattutto aveva ragione anche Marco, Oppo, perché Parpelletta ha corso veramente in maniera esemplare.